Ma non si riesce troppo, a condurre troppo, in pace. Troppo poco, un altro poco. Grazie, no. Grazie. Tanto grazie. Poco. Vi state divertendo? Esclusi i presenti? Bene. E allora continuiamo questo applauso per questi due grandi artisti a tutto tondo. E soprattutto tu, Belen. No, lascia stare, venivo da dietro, lo so. E Flavio. Ma che Flavio? Paolo, Flavio. Bello, cosa? Paolo fa più ridere, bravo. Ma bravo. No, è il mio nome. È il migliore. E sai come si dice? Sono sempre i migliori quelli che se ne vanno. Sì, e tutto lo meriti. Ma tutto lo meriti. No, 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 grazie, grazie. Ma mi presento anche io perché qualcuno si starà chiedendo: ma chi è questo bell'uomo? Dai modi cavallereschi, dal passato guascone e dalla finanza alle calcagna. Ma guarda, bene, sono siamo... Ratti, Enzo Ratti. Ma come? Ma che mi fa le battute? Non è partito niente. Non funziona. Ma non funziona. Ma aspetta, mi occupo di artisti, cantanti, ballerini, attori, attrici, insomma. Sì. Hai capito di cosa si occupa? Sì, di management. Non ho capito. Questo cos'è? È latinoamericano questo qui, Sto imparando anche io, sto facendo un corso a Buenos Aires. Addirittura. Sì. Dopo parliamo in spagnolo. Allora, questo è uno spettacolo, giusto? Sì. Posso farmi i complimenti? Sì. Prego. Non sembra proprio, vero o no? Ma che meraviglia! Ma lei veramente. Grazie, ora grazie, non posso grazie, insultarla, grazie, non grazie, mi mette grazie, le mani addosso. Voglio fare qualche proposta di questi artisti, tutti scovati da me, perché io scovo tantissimo. Wow. Scovo tantissimi talenti, 3-4 al giorno. Sì, sì, a volte non mi reggono le gambe, chiaramente. Immagino. Sì. Quante hanno debuttato con me? Quante debuttanti? Ogni sera un debuttant tour. Una volta vieni con me pure tu, No. C'è quel gruppetto là che ride in continuazione, lo vedo proprio carico. Ci vediamo la sera che mi spalanano dietro che. E stasera ce ne sono discovabili, guarda qui, sì, signorina, ora. Ma che no, posso, fammi fare anche il mio lavoro, non è solo proporre, ma è anche scovare. Basta, allora, chiedo scusa, ripeti, ricomponiamo. No, anche perché la situazione veramente ci sta sfuggendo di mano, quindi faccia il bravo, perché altrimenti ci cacciano tutti. Cominciamo a leggere questa agenda di carta impatto zero, cioè ogni volta che propongo qualcosa, proprio zero, niente. Esatto, immagino. Cominciamo, un artista sensibile, delicato, lui fa le bolle di sapone intimo, cioè? Mi devo dire da dove? No, vabbè, no, ma che cosa? Un odore di calendula nell'aria, niente, schifo. Metto un forse, vabbè, lasciamo stare. Animali, ci avete animali? Addosso, sì. A casa? Addosso. Io ho due gatti. Questo animale è incredibile, un maialino coraggioso, Babe, Babe. Salta, salta nel cerchio di fuoco, salta, risalta, salta, e finché non è cotto non lo facciamo smettere. Sì, ma lei è un aggressivo, lei è un violento. Ma si va tutte così, ma povero. Niente. Mamma mia. Andiamo avanti. Ah, un ballerino di tip. Tip e tap. No, tip. Una gamba sola costa la metà. Ci dai, forza, ragazzi. Veniamoci in conto. Qualche artista vostro e qualche artista dei miei. Come si dice, un colpo al cerchio e uno a lei, signorina. No, ma lei, no, ma lei non è male, ma mi faccia... Ma lei ce l'ha un artista famoso in agenzia? Assolutamente, assolutamente. C'è un grandissimo mago, molto bravo. Sì. Mefa si chiama, non so se lo conoscete. No. Mefa, no. Quando la gente si esibisce dice, mago Mefa, mago Mefa, capito? Mago... Niente, fa cagare proprio. Questa è la cosa. Ma ragazzi, questo è un grandissimo mago, ma stiamo scherzando. Lui fa uscire un coniglio da un cilindro. E se c'è un vegano fa uscire il tofu. Ma pensate, ce l'ha per tutti i gusti. Poi lui fa il numero della donna segata in due. Sì? Sì. Come e sarebbe? La donna, praticamente lui divide una donna in due, tutte e due le parti, contemporaneamente, indipendentemente l'una dall'altra. Sì? Continuano a rompere le palle. Ma qua prende le sverde. Ma niente. Veramente. Ma li rappresentano. Io l'accompagno fuori. Grazie, io rimango qua da solo, ma no, me ne vado io. È insopportabile.